Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Raga, non è andata bene. Abbiamo fatto una qualifica che credevo buona. Eravamo o decimi o undicesimi. Alla fine hanno migliorato tutti da pazzi. Noi siamo fermati. Siamo un secondo e uno dalla vetta, eppure siamo quattordicesimi. Però il passo c'è, raga. Il passo c'è per tornare su in maniera veemente e violenta. Quindi preparatevi perché daremo battaglia. Sapete che in classifica Hamilton ci segue. Mancano 50 punti, Hamilton è dietro, mi sembra, di 17. Quindi è tutto da decidere ancora. Ci proveremo, qua sicuramente non si chiude, Hamilton è in pole position. Però, raga, arrivare all'ultima gara con o un piccolo vantaggio o comunque in lotta per il titolo è un miracolo per la nostra McLaren. Quindi vediamo. Come al solito, friends, prima di iniziare vi chiedo di lasciare un bel like, seguirmi sui miei social. Seguitemi sulla pagina ufficiale, sul canale ufficiale Amazon Super Corris Offerte, dove pubblico ogni giorno delle offerte ghiotte di tecnologia derivanti da Amazon. Aiutate anche il canale, raga. Partiamo con tanta motivazione, sarà fondamentale anche la strategia. Spero di averla azzeccata, perché sapete che io cambio sempre in corsa. Perciò, raga, ci si prova. Grazie a tutti che mi state facendo crescere, friends. Partiamo con questo bellissimo Gran Premio di Brasile, dove si sta lottando per il mondiale contro le mostruose Mercedes. Partiamo. Si parte, friends. Super Corris all'attacco. Dai, cazzo. Mi fa sprecare tutta sta benzina. Oh. Oh. Si poteva buttare super, ma non si butta. Ma chi cazzo è questo? Ricciardone. Cazzo, solo nel My Team fa il fenomeno, Ricciardo. Ci prova, Ricciardo. La Super Corris già si deve difendere. Dai che siamo già al ridosso della zona punti. Grazie, pasticcio. Ah! Larghissimo super, rilascia spazio a Norris. Eh no, Ricciardone vuole entrare. Madonna che sta con mia Super Corris, friends. Arriva su Norris, che si fa passare tranquillamente Landino, non è Pierino Gasly. Arriva su Ocon e si può prendere la decima posizione. Corris, entrare in zona punti. Tocca il muro. Okay, sei nella top 10. Pazzesco quello che sta succedendo. Bravo Landino, ti sei tranquillizzato subito. E adesso abbiamo Stroll. Però la benzina già sta calando, raga. Pazzesco. Vedete come noi siamo costretti a prendere i cordoli in pieno per avere più velocità. Mentre vetture come la Racing Point, guardate quanto ci allarghiamo, che sono vetture ottime. Guardate che traiettorie possono fare. Comunque Bottas è primo, raga, buono. E ci riprova Corris. Non ci può riprovare. Stroll ha capito dal My Team che là non si passa, ma Corris perde qualcosa. Salvo per recuperare qua. Yes. Allora, oggi ce l'abbiamo in posto per risalire la classifica. Prende la scia Corris, sta arrivando. Ma Hamilton bracca Bottas davanti. Arriva Super Corris. Se DRS sarà consentito da questo giro, usalo nella zona DRS. Si butta dentro. Un secondo dall'auto davanti. Pazzesco. Adesso Stroll c'è. Ma non ce la fa Stroll, c'è il DRS Super Corris. Vai, non ho posto. Andiamo a recuperare Max Verstappen. Ah, lungo, lungo, lungo.
Raga, è pure difficile da usare sta cazzo di pedaliera. Da sbratto, che non è la mia T3PA Pro sicuramente. Si avvicina Super Corris. Questo gioco la Renault è diventata più potente della Mercedes, meno male. Attiva tutto quello che può. Attiva tutto quello che può Super Corris per prendere Verstappen. Hamilton giro veloce. Oh, Super Corris giro veloce. Cazzo raga, abbiamo tagliato la curva. Devi rallentare prima di entrare in curva. Non possiamo permetterci più di tagliare curve. Arriva Corris su Verstappen. Oh! Frenata profonda di Corris che va all'esterno. Verstappen si ributta dentro. Duello incredibile. Ma Corris qua sta vicino. Si butta dentro. Si tocca di due. Non ci sta nessuno a lasciare spazio a quell'altro. Si ritoccano. E si butta Corris e prende la posizione su Verstappen. Ottavo Corris. Ecco di nuovo Pierino Gasly. Ecco di nuovo Pierino. Si avvicina Super Corris a Pierino. Ma non va, non va raga. Oh, ce ne fosse uno che ci agevolò il sorpasso. Tutti i tifosi Mercedes sono. Ah! Non va invece va! Pazzesco che fa Super Corris! Si butta dentro! E acquisisce un'altra posizione! Il carburante è a posto, lo stai gestendo bene. Adesso arriva Carletto Sainz, le due Ferrari! Praticamente sono le due Mercedes, sono scappate davanti, guardate la su Hamilton e Bottas! Ma un terzo posto sarebbe clamoroso! Ma qua adesso dobbiamo essere ponderanti in tutto quello che facciamo, perché l'incidente è facile! E Carletto Sainz, abbiamo visto quanto è complicato da sorpassare. Oh! Si butta dentro Corris e si prende la posizione su Sainz. Altra gara pazzesca di Super Corris. Prova a prendere Carletto Leclerc, ma adesso ci abbiamo tutto finito. Attenzione, attenzione, il distacco dal tuo compagno. Oh, che sta succedendo? 2,9 secondi. Rompe il motore Albon! Vabbè raga, devo stare più attento perché sto rischiando troppo. Alta posizione guadagnata! Okay, via libera. Qua ci vorrebbe una bella safety car, Franz! Una bella safety ci vorrebbe. Battaglia per il podio tra Super Corris e le due Ferrari. Attento Corris a non bloccare le gomme. Arriva. Ecco qua, come non detto raga. Niente raga, non riusciamo a fare ste cazzo di curva in piena, pazzesco! Prende la scia Super Corris di Carletto Leclerc! Prende la scia Super Corris! Arriva su Leclerc! Si mette all'esterno! No! Errore di Corris! Grave errore di Corris! Torna in pista Corris! Cazzo raga, mi sono spaventato perché Vettel mi ha frenato di botta davanti. Sto pirla. Peccato raga.
Si allontana Super Corris, ma il podio è sempre là. Torna sotto Super Corris. Ci sono tanti giri, Franz. Certo che le Mercedes non si recupereranno più. Però ci può essere una safety car, qualsiasi cosa, raga. Torna sotto Carletto Sainz, Super Corris. Torna sotto Super Corris, Sainz all'interno, Corris all'esterno. Sinistra del pit stop, monteremo gomme medie. Oh, Sainz va lungo. Costringe Corris a fare una traiettoria di cazzo. Vabbè raga, va bene. Abbiamo la miscela un po' in crisi. Giocarella col cambio Super Corris. Avvicina Super ai tre che è davanti per il podio. Non vedo l'ora di andare in box, raga, perché la pedaliera mi sta scappando da sotto i piedi. Metta a tavoletta Super. 10 giri alla fine. Si riavvicina Super, ma non ce la fa. Si fa vedere su Sainz, però. Fa capire che c'è. C'è Super Corris, però pure Sainz c'ha la scia. Bellissima questa battaglia, raga, per il podio. Si fa vedere Super Corris su Sainz. Ma per ora sono ancora azioni disturbative. Ah! Lungo Corris. Attiva tutto per uscire meglio qui. E dietro Gasly ormai è andato, anche Verstappen. Strettissimo Corris per prendere Carletto Sainz. Stretto Corris. La finestra del pit stop è aperta. Ah! Si butta dentro Corris su Sainz che lo chiude. Ma passa Corris. È cattivo Corris nel sorpasso. Passa Sainz. E adesso ci sono le due Ferrari. Pit stop in questo giro per la McLaren. Giocarella con le mani. C'è Super Corris. Vicini. Le condizioni delle gomme sono buone, non preoccuparti. Infatti dopo il pit stop, brutto pirla. Infatti le rosse 10 giri, le gialle 8. Ah, meno male. Sto a vedere, questo a capace ci mettono le... Non si sa che cazzo di gomme ci mettono, sti rinco. E vai, fatemi aggiustare la pedaliera, raga. Chi mi segue sa che purtroppo la T3PA Pro per qualche giorno non sarà disponibile. E quindi giochiamo con lo sbratto originale.
Dai, raga, veloci! Vai, parti, saremo in gara all'uscita dai box. Non dare gas. 2 secondi e 8, non malaccio, ma neanche bene, su. Mi ha fatto sosta di 1 secondo e 7 in passato. Attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno a... Dai, raga, le gialle sono le nostre gomme preferite. Oh, chi cazzo è questo? Giovinazzi, ci voleva insidiare, meno male. Rimane avanti Super Corris. Ah! Dai, ste cazzo di gomme, non le devo deciappare, Super Corris, su! Vediamo Carletto, Leclerc e Sainz che hanno continuato dove si trovano. Fatto il pit stop, dove saranno? Principio di imbarcata della nostra vettura. Ah, lungo. Lando è ai box per la sosta. Salutatemi tutti quanti ai box. No, raga, perché mi date il DRS? Sto 8 decimi, ma che pirla che siete. Arriva Corris, ma è troppo tardi. Distanza dal compagno di scuderia 10,9 secondi. Sta uscendo qualcuno dai box, non abbiamo capito chi è. È dietro Leclerc, è dietro Carletto Leclerc. Allora la battaglia per il podio si sposta tra questi due piloti. Minchia, la Mercedes 10 secondi, raga. Ah, lungo. Madonna, raga, Leclerc con le bianche. Differenza le strategie da Ferrari, ma penso sia un po' una follia perché ha dimostrato questa gara di essere poco abrasiva per le gomme. Dietro di te ha appena montato gomme dure. Gomme dure per la vettura. E quindi penso sia stata un po' una minchiata, però problemi loro. Magari proprio l'ultimissimo giro potrebbe avere un minimo di... Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Un minimo di qualcosa. Raga, non ci possiamo mettere la miscela grassa, su. Arriva Corris su Vettel! Arriva Corris su Vettel! Il distacco dal tuo compagno dietro di te è... Non se la sente, Super Corris! Oh, ecco Sainz! Minchia, Sainz lunghissimo! Sainz lunghissimo! E prende la posizione su Carletto Leclerc! Madonna, Sainz vicino, però che cacchio, raga! Pure Sainz le dure! Follia dei team Alfa Tauri e Ferrari. Corris vicino a Vettel. Adesso dobbiamo studiare dove passare Bastianello senza fare danni. Ah! Lungo Corris. Può prendere la scia! Prende la scia Corris! Ah! Dovrai scontare dei secondi di penalità. No, cazzo, raga, ho sbagliato! Il distacco dalla vettura che ti precede è 10,1. Cazzo, secondi. Ho sbagliato! Sbaglio di Super Corris! Che riprende subito la scia di Vettel! La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Raga, adesso abbiamo una missione impossibile. Guadagnare 3 secondi su Vettel. Cazzo, raga. Quando inflitto una penalità. Se ci vogliamo tenere il podio. Bello, non ci abbiamo più manco la miscela. Guadagna Super Corris che deve spingere come un forsennato. E inizia a guadagnare, ragazzi, saranno 3 secondi.
3 secondi ci servono. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. E vai Sainz, passa Vettel, i due perdono tempo. Ci manca un secondo, raga. Nove decimi. Dai raga, la battaglia è tutta qua. Come cazzo fa Sainz a recuperare così tanto nel misto? Sta provando tutte Super Corris. Cazzo raga, Sainz non si stacca. Ah! Niente raga, 2 secondi. Ci abbiamo in mente qualcosa prima che finisce la gara. Aggressivo Corris, 2 secondi e mezzo. Manca mezzo secondo. Ma qui Sainz recupera. Dai, forse questa volta no. Però l'atto pratico ora là non riusciamo a guadagnare nulla. Madonna, messi a deciappare le gomme, raga, alla fine sono cazzi. E vai, va lungo fuori, Corris. Dai, raga, siamo ai limiti. 2 giri per guadagnare mezzo secondo su Sainz. Sfruttiamo tutto quello che c'ho la vettura in rettilineo. Sta finendo la miscela. Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla infatti fine. Infatti Hamilton secondo, ottimo. Incredibile, raga, Hamilton secondo. Bravo Valtteri Bottas. Evidentemente qualche problema, raga, guardate quanto cacchio stiamo a guadagna su Hamilton. Mettiamo un po' di Hers in uscita. Raga, ci sono qua. Sì, a 3 secondi. Niente, non riesco a distaccare Sainz. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Ah! No, cazzo. Madonna, ho perso 4 decimi. Il distacco è 7,6 secondi. Raga, se ci fossero stati altri 2-3 giri, no? Prendiamo pure Hamilton. Cerca Super Corris di andarsene via in rettilineo. Ah, non ha senso, inizia a camminare pure in rettilineo. Ah. Dai, raga, siamo ai limiti. Però cazzo, ci mettiamo tanta da superare a prendere 2 decimi. Niente raga. Chi glielo dà un secondo a Sainz? Vai. Hamilton sta perdendo, sicuramente qualche problema per il pilota inglese. Raga, sarebbe stato bello salire sul podio, ma non ci abbiamo più le gomme. E Carletto Sainz, sì, noi lievemente le gomme dure, vi ricordo. Minchia, Bottas, giro veloce, si rilancia anche Bottas. Super Corris a causa di un errore. Ah no, cazzo, raga, non siamo solo quarti, siamo sesti, mi sa. Quinti, non lo so dove siamo. Porca troia raga, sesti. Porca troia raga, abbiamo perso 3 posizioni. Ci potevamo tenere il terzo posto.
Raga, è dopo. Ci abbiamo provato ad andarcene, ma alla fine... Raga, scusatemi tutti, ma non ce l'ho fatta. Cedimento totale di gomme. Yeah, essere contento, molto felice. Vabbè, raga, ce ne sbatte praticamente poco di vedere il podio. Io voglio vedere la classifica, sono molto ghiotto. Per capire. Vabbè, ce lo vediamo il podio. Meno male, raga, che perlomeno non ha vinto Hamilton. Risultato di una prestazione. Meno male che non ha vinto Lewis Hamilton, questo è l'obiettivo. Però c'è anche da dire, Franz, che è andata male, male male, perché abbiamo perso tre posizioni. Non roba da poco. Andiamo a vedere la classifica. Beh, dai, deluso sicuramente, perché senza la penalità saremmo stati terzi e l'ultima gara sarebbe diventata una formalità. Invece ora Hamilton è molto vicino e ultima gara non possiamo sbagliare, sicuramente ci vuole il podio e non so neanche se basti, quindi concentriamoci, speriamo di fare questo scherzetto alla Mercedes che nessuno a inizio stagione ci avrebbe mai sperato. Dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Esposito aumenta il suo vantaggio nel campionato. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento. Cazzo, raga, 7 punti. 7 punti. Ultima gara, 7 punti di vantaggio, sono pochissimi. Il titolo costruttori è praticamente già segnato. Forse ci basta il secondo posto se Lewis Hamilton vince, ma è dura. Mentre nel costruttore siamo terzi, ormai tranquilli. Dai, raga, ci proviamo, ci vediamo nelle prossime gare del vostro Super Corris.